Promuovere l'olio d'oliva è proprio questo l'obiettivo della manifestazione, delle giornate promozionali dell'olio, appunto, che si tengono qui ad Albanella. Ne parliamo con il presidente della Proloco, Vincenzo Maraio. Queste giornate verranno precedute da un importante convegno che vedremo a breve. Sì, buongiorno. Infatti, come detto, hai usato la parola giusta, promuovere. Noi della Proloco da anni promuoviamo quello che è l'olio d'oliva e infatti il nostro obiettivo è far diventare appunto il nostro territorio, Albanella, il paese dell'olio. Promuovere vuol dire anche parlarne. Oggi raccontiamo il nostro territorio attraverso l'olio extravergine d'oliva di Albanella. Questa mattina andremo a fare un convegno dove andremo a spiegare gli strumenti necessari per lo sviluppo delle aree interne. Durante questo convegno avremo delle personalità importanti della regione Campania, come l'onorevole Maraio. Avremo i saluti del nostro sindaco, il dottor Renato Iosca, l'intervento del direttore generale della BCC di Acquara e in più ci sarà un esempio di associazione, un esempio che è già molto consolidato sul territorio, quello di Ruralab, il quale ci spiegherà come i vari produttori si metteranno insieme per poi produrre un prodotto appunto l'olio extravergine d'oliva e promuoverlo all'esterno del nostro territorio. L'olio che può anche servire per rilanciare il turismo di questa zona. Sì, l'obiettivo nostro è proprio quello, usare l'olio anche per la promozione del territorio, per il turismo. Qui, durante queste 2 giornate, abbiamo sempre un'affluenza sempre più grande di persone che vengono dai paesi limitrofi, ma anche dai paesi lontani, proprio per venire a acquistare l'olio qui da noi. Quindi, con questo convegno, oggi andiamo a rimarcare, la necessità di far crescere questo territorio, intorno all'olio d'oliva, appunto. Onorevole Vincenzo Maraio, promuovere l'olio di oliva qui ad Albanella per rilanciare le risorse di una terra che ne ha tantissime. Ma sicuramente i nostri prodotti locali sono uno strumento sul quale continuare a lavorare per creare economia nel nostro territorio, creare occupazione. L'olio di oliva della Piana del Sele, di Albanella in particolare, è un olio rinomato, riconosciuto e noi dobbiamo esportarlo anche perché c'è un'altissima domanda e richiesta di olio e di prodotti locali. Il mondo cambia e dobbiamo evitare di ripetere anche nel settore delle olive quello che è accaduto per esempio nel settore dei latticini, dove addirittura a livello europeo, proprio per rispondere alla domanda crescente che ormai avviene in tutto il mondo e cresce in tutto il mondo, si è addirittura puntato sul latte in polvere. Credo che questo sia davvero dal punto di vista qualitativo e del perseguimento dell'obiettivo di puntare sulla qualità un elemento che ci deve far riflettere, ci deve far investire e mettere in campo politiche di investimento sul settore del terziario e sul settore agricolo. E proprio a proposito, lei ha dimostrato un impegno continuativo. Sicuramente sì, devo dire che la Commissione Agricoltura e anche il Presidente De Luca, la Giunta De Luca, sta lavorando tantissimo e anche io faccio la mia parte per la promozione e la valorizzazione di questi prodotti locali. Sindaco di Albanella, Renato Iosca, sindaco, le giornate promozionali dell'olio di oliva diventano anche un momento di grande intrattenimento per Albanella, creano turismo, una manifestazione fortemente voluta dalla sua amministrazione. È una manifestazione che ormai dura da 23 anni, ricordo che iniziò 23 anni fa, quando io iniziai per la prima volta a fare il sindaco nel 1994-95. Manifestazione che nel corso degli anni si è evoluta e ha determinato, ha portato grossi effetti positivi sulla nostra comunità. Ricordiamo che Albanella è denominato il paese degli ulivi, tanto che l'anno scorso una scrittrice di Macerata si è ispirato su Albanella per fare un romanzo, Gli ulivi di Albanella. È stato uno dei primi dei 20 romanzi premiati nel corso dell'estate scorsa. È un'occasione importante quella di quest'anno, in quanto il Comune vuol fare la sua parte in questo sviluppo delle attività legate all'olio di oliva. Abbiamo infatti pubblicato ieri una manifestazione di interesse
con la quale si invita chiunque sia interessato a partecipare affinché un nostro stabile, che è un ex mattatoio comunale, possa essere trasformato in frantoio. Riqualificazione di questo mattatoio comunale, ma non sarà un semplice frantoio, sarà un centro di cultura dove il visitatore verrà portato per mano attraverso quella che è la cultura dell'olio oliva. Direttore della Banca di Credito Cooperativo di Acquara, Antonio Marino, per le giornate promozionali dell'olio di oliva di Albanella, una banca ancora una volta vicina a quelle che sono le manifestazioni che vanno a promuovere l'agricoltura qui sul territorio cilentano. Ma certamente sì, l'abbiamo sempre detto, siamo una banca locale, giusto che stai vicino alle iniziative locali. E quindi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, nonostante la riforma, nonostante tutte le altre cose. Però vedete, qui siamo ad Albanella oggi, no? Albanella è il simbolo di questa, diciamo, rivoluzione bancaria al negativo. Qui c'era un grosso istituto di credito nazionale con un suo sportello, ha chiuso. Oggi c'è e resiste una banca di credito cooperativo. Questo è il segno che le banche di credito cooperativo stanno nelle zone interne, sono nelle zone svantaggiate, sono banche locali al servizio dei piccoli imprenditori locali. E questa è la nostra preoccupazione rispetto a questa riforma. Il giorno in cui noi dovessimo sempre più assomigliare alle grosse banche nazionali sarebbe la fine, forse per le banche di credito cooperativo, ma anche per l'economia delle zone interne. Michele Sica, fondatore del progetto Rural Hub, qui alle giornate promozionali dell'olio ad Albanella, perché è importante promuovere l'olio d'oliva, perché è importante rilanciare questa risorsa del territorio? Perché sono le risorse che tutto il mondo ci invidia e perché sono le risorse che in questo momento ci devono far rivalutare le nostre potenzialità, sono il nostro petrolio, sono quello di cui la cosa più preziosa che questi territori hanno e hanno sempre avuto, e sono il motivo di rilancio di un'economia che a tutti gli effetti ha basi solidissime, perché è un'economia che si fonda su una tradizione, su una cultura, ma si fonda anche, si può fondare anche un'innovazione tecnologica e sociale che noi come progetto di ricerca Rural Hub abbiamo teorizzato con il manifesto della Rural Social Innovation, e che sono le basi reali, possono essere le basi reali di un rilancio economico delle aree interne, delle aree rurali, che nulla hanno da invidiare, anzi che tutto il mondo ci invidia.